Sono Elisa Dondi, una degli sceneggiatori di Lydia Poet, la serie che è andata in onda per Netflix, prodotta da Groenlandia, che ha avuto un buon riscontro di pubblico e quando mi è stata presentata questa storia, un po', mi aspettavo che potesse essere una storia che intercettava quello che è il presente, perché è una storia di empowerment femminile, ed è un processo di liberazione che la protagonista fa. E che quindi rispecchia quella che è la lotta femminista, appunto di liberazione che in questi ultimi anni stiamo attraversando. Lydia poi è stata una donna all'avanguardia da questo punto di vista, una di quelle donne che, come si dice, si è proiettata nel futuro in un'epoca antica, anche se oggi, sentendo appunto i numeri della conferenza alla quale abbiamo La partecipato, conferenza ACLI. La conferenza ACLI alla quale abbiamo partecipato, c'è ancora molto lavoro da fare, le percentuali sono ancora molto basse di parità in termini di genere per ciò che riguarda il lavoro, ne abbiamo sentito parlare e io penso che quello che posso fare io personalmente per questa lotta è comunque scrivere, perché questo è il mio lavoro, la scrittura è sempre un atto politico e quindi nella scelta, dei personaggi che decido di raccontare e le storie appunto che scelgo le quali scelgo di mettermi al servizio con quella che è la mia creatività e la mia fantasia, io porto avanti in parte insieme a tutti gli altri una lotta politica. Penso che Lydia poi possa essere un modello anche per le donne del 2023. Penso che il suo grande elemento di modernità sia appunto quello di aver messo al centro della sua vita l'indipendenza economica, che è il grado zero che ci permette di avere appunto una libertà in tutti quelli che sono i rapporti di costruzione nella nostra vita, quindi dai rapporti più personali e relazionali al nostro ruolo nella società, perché è il tassello da cui parte questo rovesciamento di potere tra donne e uomini, il fatto che una donna appunto abbia una sua indipendenza, non debba dipendere da un uomo e quindi possa fare nella sua vita delle scelte sia personali che lavorative, veramente libere. Un consiglio che mi sento dare alle ragazze è sempre difficile dare consigli, però penso sicuramente che sia importante puntare sulla propria formazione, cercare una propria voce, anche se non, se la, se non la si trova subito, provare contesti diversi nei quali sperimentarsi e poi penso che sia molto importante circondarsi di persone che hanno un grande spirito critico, una grande libertà interiore perché è Ok, contagiosa. senti, stai lavorando anche ad Sì, altre. io sto lavorando a un'altra storia che porta come tema della storia la differenza, il gap di genere, ed è una storia ispirata a un libro di Stuparic che si chiama Un anno di scuola per la regia di Laura Samani, questo sarà un film e non una serie. Ed è la storia di una ragazza che a inizio del Novecento entra a far parte di questa classe dove sono tutti maschi tranne lei e quindi la storia poi si sviluppa intorno a questo, il fatto che lei sia l'unica donna e quindi anche al centro di questa storia c'è appunto un percorso di liberazione ed emancipazione, lo vedrete presto perché verrà girato il prossimo anno. Elisa, cosa l'ha colpita di questo convegno esattamente? Mi ha colpito il fatto che questo argomento venisse trattato da tanti punti di vista, perché ovviamente c'era la parte giuridica, sociale, ma c'era anche, e noi abbiamo portato questo contributo dal punto di vista narrativo, quindi trovo sempre interessante, analizzare un argomento da vari lati e l'integrazione di questi comunque. Anche il fatto di farlo in Cassazione Ah sì, ha. in un luogo che comunque è un simbolo e come è stato detto in modo più competente da altre persone prima di me, è proprio un luogo simbolico ed è stato importantissimo parlarne qui sicuramente.